Stadio Olimpico del Ghiaccio, sono le 20:29, la buonasera a tutti dalla stadio storico del hockey italiano, da Luca Zardini Lacedelli al commento della partita, del match, di quello che potete ammirare, vedere, godere sullo streaming di Hockey Cortina / streaming, registrarsi, fare il login, solo 7,50 per assistere a uno spettacolo questa sera assolutamente assicurato, perché sul ghiaccio in maglia gialla dalla vostra sinistra sui vostri schermi monitor verso la destra con casco nero il Valpusteria, come di consueto per i padroni di casa il primo dritter si gioca da destra verso sinistra in maglia blu casco bianco l'Afro Cortina per un match che ha un sapore particolare, una sfida sicuramente che negli ultimi anni soprattutto di Alps Hockey League ha regalato grandi emozioni anche agli ampezzani, un Valpusteria sempre squadra destinata a vincere questo campionato ma mai ci è riuscita, squadra di altissimo livello nella prima stagione di Alps Hockey League, ricordo 5 anni fa il Cortina riuscì a sorpresa a battere nei quarti di finale proprio i Lupi di Brunico con un switch di 3-0 nelle sfide appunto di playoff, e quella fu la più grande sorpresa e uno dei ricordi più belli delle stagioni giocate dagli ampezzani in Alps Hockey League. Da non dimenticare che l'ultima partita dell'anno scorso è stata giocata proprio con il Valpusteria in casa, con il Cortina vincente, un Cortina che è arrivato alla fine del Master Round proprio a pari punti con il Valpusteria in testa alla classifica, e poi da lì lo stop per il lockdown e poi la storia che tutti conosciamo. Si riprende a giocare il Cortina, ormai questa è la sua quarta partita che gioca di fila dopo il mese di pausa. Il Valpusteria non ha avuto grandi problemi di calendario finora, un Valpusteria che si presenta con tre assenze importanti, quella di Berger, di Perlini e di Cianfrone, dall'altra parte gli ampezzani devono così accontentarsi del roster che è comunque molto ampio, ma devono contare le assenze del vice capitano Mike Zanatta vediamo se è a roster una cosa che ci è sfuggita, appunto Ronny De Zanna, ma soprattutto manca Marco De Filippo, anche Ronny De Zanna ancora fuori per un problema alla spalla, quindi tre assenze importanti per parte per un match che sulla carta sarà equilibrato, un Valpusteria sicuramente meno sulla carta, sicuramente meno forte come organico rispetto alle passate stagioni, ma ovviamente è tutto presto, è tutto da vedere, un Valpusteria che ha nelle sue file giocatori importantissimi che hanno fatto, si può dire, la storia della Alps Hockey League negli ultimi anni, ovviamente su tutti attraversa Ander Gassen, Colin Furlong e insomma tanti altri giocatori, poi senza dimenticare quelli che hanno segnato la storia finora della Valpusteria come Hofer e il professore Max Opera a Oberauch. Dall'altra parte una Cortina che si presenta con una squadra rinnovata rispetto all'anno scorso, già lo sappiamo, già l'abbiamo parlato, e abbiamo potuto godere del bel match giocato in casa con il Gardena, del miracolo quasi riuscito dagli ampezzani per una partita giocata veramente con tanta sostanza e qualità fino all'ultimo secondo, purtroppo poi decisa la vittoria nella sfida di return to play con il rigore decisivo di Sulman. Il gettone giù la pastiglia nera centropista, si inizia il match, vi presentiamo subito anche il line up, ma iniziamo con la presentazione degli arbitri della serata, ma subito Cortina attivo, il tiro di Zanatta, il rebound concesso da Furlong, andiamo subito live perché il match inizia subito col piglio giusto almeno per i colori bianco-blu che hanno già concluso la prima volta contro Colin Furlong. L'uscita di zona adesso affidata alla prima linea giallo-nera con Carrozza che cerca di assistere, traversa sulla corsa, ma il passaggio è avvenuto prima della rossa di metà campo senza il tocco da parte del torinese, traversa, disco troppo lungo, icing il primo del match. I signori Moschen e Pignet saranno i capi abito della serata, con loro sulle linee blu Stefano Ricco e Davide Mantovani. Si gioca un face off alla destra di Colin Furlong, Mike Cazzola bravo su questa specifica del gioco dell'hockey, ovvero chiamato ingaggio, face off, ne ha vinti quasi tutti nella partita contro appunto il Gardena, ed è una caratteristica importante per un centro, assolutamente fondamentale. Il Cortina adesso prova l'impostazione con Zanatta che gioca sempre ormai con l'affidabile classe 2004 Enrico Larker. Cazzola, buon ingresso in zona, cerca lo scambio con l'arrivo di Chad Pietroniro, fermato sulla corsa, prende il pack Giftopoulos, si ferma, trova lo slot, troppo traffico davanti a lui, Cordiano, traiettoria molto ben indirizzata verso Chad Pietroniro che non raccoglie, qui si ostacolano poi i giocatori ampezzani, ancora Cordiano aspetta il movimento davanti allo slot di qualche giocatore, poi forse preferisce lo scarico come fatto da Chad Pietroniro, anzi Phil, ricordo tripletta per lui contro il Gardena, ancora un one timer violentissimo sopra, deve scansarsi Furlong, che botta di Pietroniro, troppo alta,
Cortina che inizia subito bene questi minuti iniziali con il primo blocco, arriva anche Alvarà, arriva Sanna, arriva anche Adami, il capitano per la seconda linea ampezzana. Cortina sempre nella terzo difensivo del Valpostiere in questo inizio di match, sono passati solo 1.30, ma Cortina che ha un inizio sicuramente promettente. Adami va a recuperare questo pack per le linee di questo match. Per quanto riguarda il Pusteria, traversa Oberauch e Carrozza in difesa al Tuber e Offer. Ancora un break di Ampezzani, passaggio con il contagiri di Alverà e lo scambio, buona anche la conclusione anche se fuori, però buona l'intenzione. Adami, e quando il suggerimento qui da parte di Adami, del capitano, verso Alverà, che non ha un felice controllo, o almeno un tiro diretto smorzato. Martino Badarin, ancora lui tra i pali, ricordo, sente Marco De Filippo, fa girare il pack, bene qui in uscita di zona, meno bene qui Zanatta, deve recuperare Emanuele Larker nel suo terzo, alza la testa il calatino, il passaggio verso Treo Moser, pack allungato nell'angolo sulla corsa di Alessandro Zanatta. Cortina ancora in forcecca adesso con Luca Barnabò, ci prova sull'uscita di zona il Valpusteria. Cortina sembra molto più attivo in questo inizio, attenzione al break però, qui se ne va attraversa. Attenzione, servizio al centro, con ancora nessuno al Tuber, la conclusione sporca un pochino, ma finisce di poco a lato. Alessandro Zanatta, un po' in difficoltà con traversa qui, disco adesso raccolto da Enrico Larker, prova ad andarsi in impostazione, disco servito a Barnabò che però deve retrocedere perché era fermo sul ghiaccio, non poteva dare progressione alla sua corsa. Adesso Carrozza strappa un buon disco nell'angolo, prova subito a cercare, a forzare sul primo palo, viene chiuso bene qui. Ancora Larker, passaggio qui sbagliato, circolazione del disco che avviene per Altuber che si trova nello slot, disco deviato, ci sarà un ingaggio in zona. I Lupi mettono la testa fuori dalla tana dopo 3 minuti e 5 secondi, bel inizio per il Cortina, ma sì, sicuramente assisteremo a un grande match qui all'Olimpico questa sera. Ricordo, siamo in diretta da questo momento sulle frequenze di Radio Cortina. Buonasera a tutti i radioascoltatori dell'emittente delle Dolomiti e sullo streaming di hockeycortina.it. De Lorenzo, Alex, Lucas, il disco largo per la conclusione che trova una deviazione non però fortunata del tutto per uno scambio che riesce con Yuri Cristellon. Dalla Blu adesso c'è il forecheck da parte, arriva il gol sulla prima vera occasione del Valpusteria, arriva il tiro e la deviazione sotto porta, se non sbaglio di Cristellon potrebbe essere, eh sì, arriva l'1-0, deviazione volante, prima occasione per Valpusteria e subito gol con la quarta linea ampezzana che stava subendo un po' troppo il primo blocco del Valpusteria che ha fatto girare ancora la prima linea trattenendo il quarto blocco, quello questa sera formato da Alex De Lorenzo, Hasler e poi due terzini che sono Steinkassen e Baumgartner. 1-0 Valpusteria dopo 3 minuti e 12 secondi, vedete come basta poco, Cortina che aveva iniziato bene ma alla prima occasione è andato in gol la squadra che fino a quel momento non aveva oltrepassato la linea blu. Il tiro adesso di Cordiano, fuori di poco, deve recuperare adesso in Cortina sul break di Zecchetto, ecco la quarta, anzi c'è Zecchetto che non è a referto però almeno non l'abbiamo trovato, anzi no, Zecchetto forma la terza con Conci, Martino Badarin qui va poi in confusione, rischia molto il Cortina, soprattutto per colpa sua in questo momento, regalando un'occasione ai Lupi che ricordo sono in vantaggio con il gol, vediamo se abbiamo la conferma di Yuri Cristellon, bel gol perché comunque un tiro dalla blu che trova la deviazione fortunata, cercata ovviamente da parte della stecca dell'ex Pergine. Ingresso in zona non riuscito per Alverà. Prova andarsene il giocatore del Brunico. Cortina chiude nell'angolo, adesso si lavora tra due uomini per squadra. Vediamo che esce vincente da questa mischia. Hasler, classe 2003, si sta muovendo molto bene questo cambio. Il giovanissimo Hasler lascia un disco per un cycling che non arriva a completezza. Il Cortina adesso può ripartire con Cazzola. Cazzola vede Sanna, non lo assiste, cerca il dump a golato, soluzione forse migliore. Infatti trova Alverà che tenta subito a suggerire verso l'interno. L'idea era buonissima. Sanna si era spostato non credendo forse troppo nel compagno. Carosello dietro porta col disco che viene recuperato proprio da Alverà, che non riesce a fermarlo. Lo raccoglie Mark, ricordo, tornato nel roster giallo-nero, aveva iniziato la stagione a Fiemme e poi con l'infortunio di Lee, Perlini e ricordo di Cianfrone, gli altri infortunati assenti questa sera, lì un infortunio al piede che lo terrà fuori per un periodo medio lungo, appunto è stato richiamato il buon Mark che appunto era passato al Fiemme nella serie cadetta dopo aver giocato alcune stagioni a Brunico, neanche bene.
Cortina adesso prova a forzare nel terzo difensivo della Valpusteria. Fase un po' statica del gioco, Mark. Adesso l'impostazione affidata al compagno di linea, ancora Gianluca Mark dietro la gabbia di Colin Furlong. Aspetta l'arrivo, anzi aspetta il cambio dei suoi compagni. Lo scambio riuscito, disco nell'angolo, prova a rincorrerlo Lucas De Lorenzo, esce Martino Maddalin. Qui non preciso Vallazza, a fortuna sul rimbalzo Alessandro Zanatta, mette fuori il pack. Valpusteria ha decisamente alzato la pressione dopo il gol. Sta giocando meglio la squadra ospite, Undergassen, non c'è Eisen, va a prendersi il disco a Raffaele, il pack sulla Brupper, offre il tiro, deviazione, Cortina potrebbe ripartire con Barnabò, disco che però viene raccolto senza qui assolutissimo problema da parte di Offer. Ha un ingresso in zona solitario, cerca il tiro, lo chiude Zardini al Cedelli che va a prendersi questo disco poi a scapito di Cristellon, con i patti non riesce a suggerire verso Zanatta per la ripartenza bianco-blu. Luca Zanatta, bassa la testa, pattinaggio veloce, largo per Cottam, Cottam prova il tiro, Zanatta solo al centro, con la Zanatta in mezzo a tre uomini, gioca bene qui il pack, si ostacola un attimino con Cottam, Zardini e Cedelli verso Cottam, Cottam il tiro sulle gambe dell'avversario, Carrozza se non sbaglio, deve recuperare, l'ingresso in zona di Faloppa, trattiene il pack, deve fare questo lavoro qui adesso in questo momento Davide Faloppa, lasciarlo circolare, tenere alto il baricentro della squadra, arriva anche il terzo uomo a Pezzano che è Pietro Niro, Zardini e Cedelli lì col disco in mezzo alle gambe. Bisogna stare attenti a non prendersi il break da parte del Valpusteria, da una mischia appunto che può stancare anche i giocatori che la compongono. Altro tiro del Valpusteria, abbondantemente fuori. Il pack circola e finisce dalle parti di ancora Mark. Alza la testa, disco all'ingresso in zona, pulito verso Davide Conci. Aggira la porta l'ex Pergine e Asiago. Buon movimento, poi il cycling per il compagno, lo scarico sulla blu, ancora per Mark. Disco fuori, Cazzola qui ancora nella confusione, un pochino la difesa Cortina che si dispone sicuramente a protezione di Martino Valdari, ma già la seconda volta che rischia molto nel complicarsi la vita da sola. Giocati 8 minuti all'Olimpico, ricordo, risultato di 1-0 per Valpusteria. E, ovviamente diciamo anche la marcatura, che è quella di Daniel Glira, non di Cristellone. Anche se secondo me c'era stata una deviazione, ma forse è una deviazione di una stecca campezzana se il gol viene dato al difensore che ha scagliato il tiro. Cazzola, il passaggio per Pietro Niro, l'incrocio dei pali di Phil Pietro Niro che poteva ancora andare a segno dopo tre marcature di giovedì contro le Furie Rosse della Val Gardena. Ancora Phil Pietro Niro in diagonale verso Cryptopoulos che cerca Cazzola, troppo alto il disco per lui, Altuber fa scorrere oltre le spalle per una ripartenza della squadra di Lucky Luciano Basile. Disco lungo, potrebbe esserci un icing e arriva infatti l'infrazione da parte dei Lupi, 1-0, andiamo a fare un salto anche nelle altre arene, salutiamo ovviamente anche tutti i tifosi della Valpusteria all'ascolto su Radio Cortina, appunto in visione dall'Olimpico sul sito di hockeycortina.it. Salutiamo anche il collega commentatore amico Patrick Kirrer che sarà sicuramente all'ascolto in visione del match come tanti tifosi della Valpusteria che avremmo voluto magari vedere qui all'Olimpico per le sfide che ricordano, che ricordiamo sempre tirate anche tra le tifoserie, ma sappiamo non è possibile, ci rimane questo metodo che per fortuna diciamo c'è, di vedere i match del campionato italiano, dell'Abs Hockey League, delle squadre che più amiamo ovviamente e di cui tifiamo. Siamo andati quasi al decimo, Carrozza, buon ingresso in zona limite, l'offside, Carrozza sul rovescio del bastone, Martino Valdini si difende bene ma troppo facilmente si è inserito Carrozza qui praticamente dalla linea blu, ha circunnavigato fino ad arrivare nell'angolo, poi inserirsi, pericolo adesso sul passaggio di Hofer dall'altra parte per Oberauk, disco che rimane lì, Carrozza prova a spingere su Martino Valdini che chiude bene a terra, numero 11 che ricordo ancora, sostituisce Marco De Filippo, ancora out. Questa sera c'è l'esordio di Harrison Cottam, la vera prima partita per il giovane classe 99 canadese, è la classica scommessa di un giovane talentino o presunto tale che arriva dalla Quebec Junior Hockey League, tanti punti nella passata stagione per lui nei Burlington, squadra canadese, non è un calzino dal filo scozzese ma è una cittadina canadese da dove arriva questo giovane giocatore di cui si dice molto bene, fisico, stazza, tiro, inserito questa sera in quarta linea con Zardini Cedelli e Davide Faloppa. Barnabò supera la neutra, Dampa angolato, esce Furlong,
smorza la traiettoria del disco, cerca di consegnarlo a compagno, molto bene qui Alverà che va a recuperare il pack, anzi era proprio Barnabò che ha fatto tutto molto bene, buon inizio anche di Barney qui attivo, cerca il delay nell'angolo, gli va male, prova ancora a prendersi il pack, si ostacola con Undergassen, se le danno un pochino i due, apprezzabile comunque la volontà dei due qui di uscire vincenti con il pack. Dall'altra parte Lucas De Lorenzo, Lucas De Lorenzo chiuso dall'Archer, Lucas De Lorenzo cade, perde l'equilibrio, non c'è fallo, ancora l'Archer si impappina un po' con il pack, ce l'aveva sulla stecca, cercano di chiudere i lupi per andare a un ingaggio in zona offensiva e provare a spingere con, ovviamente con la prima linea eventualmente al cambio. In cortina bravo, qui esce Moser, disco per l'Archer, passaggio troppo lungo, non preciso l'inizio di Enrico Larker che elogiamo costantemente per le sue qualità e per la sua giovane età, ha avuto qualche errore di troppo in questo inizio, ma si rifarà sicuramente. Anche qui passaggio buttato un po' a caso, troppo lungo, e c'è icing ovviamente. Oltrepassati 10 minuti della prima frazione, dicevamo, andiamo a vedere un attimo cosa succede nelle altre arene della Alps Hockey League, finalmente quasi un calendario completo questa sera con Bregenzia, che sta vincendo a sorpresa 3-1, dopo quasi due periodi contro il Salisburgo, il Zinzer sta vincendo 3-1 a Feldkirch, il Gardena sta vincendo 3-1 alla Giamaglio Scola di Alba di Canazzei, il Cortina, ricordo l'Olimpico, è sotto di un gol, la marcatura di Daniel Grira, ex Bolzano. Zania ce la riprova la finta, anzi Cottam, si inciampa un po' sul disco, qui è Zardini e Cedelli, il passaggio per Cottam, scambiano meno il pack i due, Cordiano vuole l'ingresso in zona, supera la neutra, fa circolare il pack, forse un po' troppo debole, lo raccoglie Furlong, lo porta fuori, Cordiano va sull'uomo giustamente a difenderlo e a portare avanti l'iniziativa pezzana c'è Pietro Niro, Pietro Niro, lo scarico verso ancora Furlong che è costretto a bloccare sul forecheck da parte di Harrison Cottam. 1-0 diciamo per Cortina, gol di Daniel Glira, abbiamo raccontato anche degli altri risultati, vediamo se ne sono, ci sono ancora partite attive, c'è lo 6-0 del Lustenau sul Linz e il 5-1 del Lubiana, partite giocate nel tardo pomeriggio, del 5-1 del Lubiana, dei Dragoni Verdi contro gli Stalloni della Vipiteno. Pausa commerciale all'Olimpico. Afro, il tuo benessere quotidiano. Si torna a giocare con il gaggio di Zola per gli Ampezzani, torniamo live su hockeycortina.it e su radiocortina.it per la radiocronaca. L'Archer, Emanuele, il tiro! Non arriva la deviazione davanti porta da parte di Chad Pietoniro. Prova adesso un passante che taglia tutto il terzo della Valpusteria cercando Vallazza, possesso ancora per gli Ampezzani che però non arrivano a una conclusione ben definita verso la porta di Furlong, oltre alle occasioni iniziali ancora manca un po' di decisività la squadra ampezzana, la partita ovviamente si è equilibrata sostanzialmente dopo i primi tre minuti con il gol del Valpusteria di Daniel Glira e sicuramente è uscito bene qui Cristelon, lo scambio controversa che poi prova con un tapin con rovescio del bastone, pack finisce a lato, riparte a Pietro Niro, Chad si ferma il numero, salta bene, poi mette un disco al centro ma non c'era nessuno nello slot, tutti e tre giocatori dietro la porta della prima linea ampezzana, errore qui tattico, recupera Mike Cazzola, il pack ritroso verso l'Archer, passaggio breve verso Zanatta, continua un po' impreciso qui nell'uscita di zona, un po' molle, non dà forza nell'uscita di zona coordinata con un'azione che possa andare poi a progredire verso la neutra, tutto piuttosto chiuso nel proprio terzo, infatti non è una buona giocata questa, consente alla Valpusteria di alzare automaticamente il baricentro, di prendersi il terzo, ma attenzione al break adesso, Sanna non ha un controllo felice qui, l'assistenza era buona di Luca Zanatta, Sanna aveva un varco. 7.22 al termine della prima frazione, siete in diretta su hockeycortina.it. Zecchetto, tiro, non male, para Martino Mandarin con i gambali di riporto, la ripartenza di Alverà verso Sanna, Sanna prova la conclusione, Furlong deve comunque piegarsi su se stesso, il tiro non era angolato ma forse difficile da bloccare, un pochino difficile da bloccare
nessun problema ovviamente per il buon Colin Furlong, ricordo riconfermatissimo al suo secondo anno a Brunico. Il suo backup è Hannes Stoll, che ha giocato alcune partite queste nel campionato anche molto bene per sostituire appunto l'infortunato Colin Furlong. 7-0-6, ripartono Hofer e Soci. Buona qui la giocata di Altuber, il tiro sul primo palo, anzi Schweizer, ricordo anche lui, ex Bolzano, Pietro Niro, controllo sbagliato qui da parte di Barnabò, la pressione di De Lorenzo, non c'è nessuno dietro la gabbia, può raccogliere con calma Max Cordiano, lascia Andrea Moser, Cortina ancora chiuso con tutti i suoi 5 uomini nel terzo, Barnabò per un dump non preciso, anche se poi Curlong non raccoglie, ma Zanatta un po' in ritardo, ma tutta la squadra pezzana era troppo chiusa nel suo terzo per poter sperare di andare a respirare poi dall'altra parte del campo. Emanuele Larker, ora il passaggio è riuscito verso Cotta, Cotta nelle finte, si allarga, buono il delay qui nell'angolo, salta un paio di uomini, Cottam cerca Zania Cerelli, anzi no, prova a fare lo scambio, il taglio dall'altra parte per Vallazza, il tiro di Vallazza, troppo centrale, troppo telefonato, para Furlong senza problemi. 6-10 al termine, 1-0 al posteriore, Cortina si rivede dalle parti di Furlong, buona azione personale per l'esordio di Harrison Cottam. Qui ha trovato anche un buon passaggio verso Vallazza, che avrebbe dovuto credersi un pochino di più da quella posizione, magari aveva lo spazio per accentrarsi e cercare un angolo migliore, da quella posizione era veramente difficile infierire e ha trovato solo la sagoma dell'estremo dei Lupi. Ora i Lupi proprio che ripartono, non precisi, ma in qualche maniera Max Oberhoff fa circolare il pack per Carrozza, esce Martino Medarin per Zanatta, sulla blu per Charpieto Niro, disco che arriva fino alla blu ma raccoglie qui senza problemi Valpusteria, che si ripropone subito nel terzo con il suo primo blocco. Andergassen traversa Carrozza, questa è la prima linea temibilissima ovviamente del Valpusteria, ovviamente con la coppia inseparabile Andergassen e traversa, anche se qualche volta sono stati divisi. Attenzione il tiro, il rebound, ancora spinge, rischio, pericolo qui, lo avevo appena detto, ma penso che tutti ne siano consapevoli della forza di questi due, della bravura, dell'intensità che riescono a mettere anche sotto porta, credendoci fino alla fine. Buono qui il numero di Carrozza, che gira la porta, prova il wrap around, ci ripensa ovviamente, tutto troppo chiuso, tutto troppo traffico lì davanti a lui, Luca Zanatta dall'altra parte per Giftopoulos, Giftopoulos il tiro cercando la stecca di Chad Pietro Niro, nessuna deviazione arriva però, ancora il Greco che raccoglie, si ferma, lascia Luca Zanatta, Luca Zanatta per la ripartenza sulla neutra, stecca alta di Alverano, c'è il fischio, arriva ovviamente, bastone alto a 4.49 dal termine, Cortina 0, Valpusteria 1, decide finora il gol di Daniel Glira al 3-19. Ci sarà un ingaggio fuori dalla blu ampezzana, gli uomini sul ghiaccio sono quelli della seconda, se non sbaglio, posterese, con Cristellon, vediamo, De Lorenzo, Andergassen, scusate, questa sera in seconda con De Lorenzo e Cristellon, errore mio, il precedente appunto commento ricordando Andergassen e Traversa Chidovegna. Sanna si deve correggere il disco con il pattino, poi portarlo avanti per un ingresso un po' difficoltoso al limite dell'offside. Qui manovra ancora poco fluida degli ampezzani. Un pochino troppo tramortiti dal gol del Valpusteria. In tre minuti Valpusteria non aveva ancora praticamente tirato verso la porta di Martino Valdarina. E Cortina stava facendo la partita, per modo di dire, dopo tre minuti se si può parlare di fare la partita, ma comunque le occasioni e il forecheck, l'intensità di gioco era tutta degli ampezzani, che hanno subito il gol che ha un pochino forse disilluso gli ampezzani. Alverà, la sua eleganza, la sua classe, gira l'angolo, viene chiuso, poi va a prendere, si muove il pack, non lo consegna qui perfettamente a Filippo Pietroniro, ma regala un break agli avversari. Per fortuna Barnabò è andato a cambiare, va a stringere sugli attaccanti per Pusteria, il tiro senza troppe pretese da parte di Cristellon finisce nel guantone di Martino Badarina, anzi era Lucas De Lorenzo. Ci sarà ancora un ingaggio qui alla destra di Martino Badarina,
con la terza del Cortina, Andrea Moser al face off dall'altra parte, appunto la terza della Valpusteria. Esce Martino Madarin per fermare il rolling pusterese. Raccolto il disco da Zecchetto dietro la gabbia. Zecchetto può girarsi, cercare il numero, lo spinorama ai danni di Moser, non ci riesce. Conci il tiro sul corpo di proprio Treo Moser, che adesso lo mette fuori con una volea alta per Alessandro Zanatta, che butta il disco ancora in circolazione dietro la gabbia di Furlong. Arriva la quarta del Cortina e prova ad andare a spingere un attimino a tenere live i pusteresi. Anzi no, aspettano sulla neutra. Disco ancora fatto girare, manca qui l'ala ampezzana su questa fase di gioco, ma prendersi il disco qui Zardini e Acedelli, una buona giocata, poi il passaggio non preciso verso Cottam, disco ributtato dentro, non è una fase di gioco molto limpido e tecnicamente apprezzabile, molti errori in questo momento, soprattutto da parte del Cortina. Il tiro adesso di Alex De Lorenzo, Hasler nell'angolo, gioca bene, cycling riuscito con il più vecchio dei fratelli De Lorenzo sulla blu per Altuber, il tiro di Altuber para Martino Darin in due tempi quasi. Zanatta si ferma, anche qui mette a sedere Hasler e poi aspetta l'arrivo del suo centro per l'uscita di zona, che adesso viene affidata proprio a Luca Zanatta verso Cordiano. Cordiano allunga il pack per un chip. Non può arrivarci Cryptopoulos, troppo lungo il disco, 2.31 al termine, va a prendersi il disco, ancora Cryptopoulos, cercava Cazzola, ha trovato invece i pattini giallo-neri, ancora Cryptopoulos, ancora qui un errore che ha rischiato molto, molto qui Cryptopoulos, stava per concedere un contropiede a Carrozza, che insomma non è proprio il più lento dei giocatori. C'è stata la chiusura di Phil Pietroniro. Cordiano, un tiro senza troppe pretese, mette fuori lo scudo Furlong, si difende molto bene qui Cryptopoulos, attraversa verso Chad Pietroniro. Pietroniro potrebbe essere una buona occasione per il Cortina, si riesce a far circolare bene il pack qui in zona e soprattutto a muoversi con i giocatori per lasciare lo spazio davanti porta per trovare la conclusione. Carrozza, buon delay, mette giù traversa Carrozza per Pietroniro, troppa gente intorno a lui, difficile qui trovare una conclusione per il fratello più piccolo dei Pietroniros. 1.42 al termine, 1-0 risultato per la Valpusteria. Ultime occasioni del primo drittel. Cryptopoulos si allunga poi il pack, esagera un po' troppo qui nel contenimento del disco, poi il servizio comunque arriva per Adami, largo per Alverà, potrebbe essere un'ultima occasione di questo primo drittel per il Cortina. 1.24, forse ne vedremo ancora se il Cortina, almeno speriamo, riesce a rimanere in zona. Ma tanta confusione, il tiro di Vallazza, Furlong un po' coperto, comunque riesce a non farsi sorprendere. Ordinato qui il Brunico che esce di zona con Hofer, largo per Christeldom che sbaglia, Hofer sbaglia il passaggio, regala un icing che potrebbe risultare importante per gli ampezzani a un minuto dal termine. L'importante è vincere questo ingaggio per cercare appunto di spingere sull'acceleratore in questo ultimo minuto finale e trovare il pareggio prima del break, sarebbe una gran bella cosa per gli ampezzani. ...1.04 al termine, Adami all'ingaggio, di fronte a lui Andergassen. Adami vince face off, molto bene qui per Pietroniro, Zanatta la botta, panorama aperto però per Furlong, che para senza problemi ma lascia un rebound che comunque non pericoloso per i suoi compagni di squadra. Disco che viene allontanato ma ripreso ancora da Cortina, che prova veramente a spingere questi ultimi minuti. Phil Pietroniro tenta lo slalom gigante, forse più uno slalom speciale in mezzo ai paletti giallo-neri, troppo stretti e troppo poi alla fine bravi a non lasciargli nessuna possibilità di arrivare all'arrivo. Sanna senza troppe pretese butta il disco dentro, lascia spazio agli uomini freschi per questi ultimi 30 secondi. Cryptopoulos rimane sul ghiaccio, questa è la richiesta del ex Ivo Machka. Attenzione alla combinazione, per fortuna arriva il disco sul rovescio del bastone di Schweizer, altrimenti potrebbe essere un pericolo letale dopo la bella assistenza di traversa. Era liberissimo Schweizer, ma ha dovuto correggersi il disco, è arrivato troppo in ritardo sul rovescio del bastone. 6 secondi, 5 secondi al termine, si spegne così anche, si spengono le luci di questo primo drittel all'Olimpico.
per una partita che era iniziata molto bene nei primi minuti fino al gol di Valbusteria. Poi Valbusteria ha iniziato a macinare il gioco e poi sostanzialmente dopo nei secondi 10 minuti è regnato un totale equilibrio. Forse ancora Valbusteria un po' pericoloso, con occasioni sicuramente più nitide. Un Cortina che ha rialzato la testa dopo lo shock, chiamiamolo così, del primo del gol giallo-nero, ma ed è riuscito ad arrivare dalle parti di Furlong, ma mai in maniera altamente pericolosa. È tutto per questo primo drittel dallo Stadio Olimpico. Noi ci sentiamo tra circa 15 minuti su hockeycortina.it e ovviamente per la Radio Cronaca, Radio Cortina, le frequenze. Ci sentiamo tra 15 minuti, Lina alla regia. Tour 14, ancora rinnovata buonasera da parte di Luca Zardini Acidelli, hockeycortina.it per lo streaming video, Radio Cortina per la radio cronaca del match. Inizia così la seconda frazione della partita di questa sera tra Valbusteria e Cortina, subito con una offside dopo 5 secondi. Ricordo, il primo drittel è finito con il risultato di 1-0 per gli ospiti della Brunico, i gialloneri, i lupi gialloneri che hanno segnato dopo 3 minuti e mezzo il gol con Daniel Grira. Buonasera anche a tutti i radioascoltatori di Radio Cortina, torniamo live anche sulle frequenze della emittente delle Dolomiti dopo qualche problema tecnico che ovviamente a cui tutti gli ascoltatori facciamo le nostre scuse per un primo tempo che non è andato in onda. In poche parole, riprendiamo normalmente live sui due canali, quello video e quello esclusivamente audio. Cortina che adesso prova il forecheck, l'uscita di zona, attenzione al break, traversa, prova a saltare Luca Zanatta, si ferma, fa buona difesa qui Luca Zanatta che esce dalla sua posizione appunto naturale per andare ad affrontare traversa sulla blu. Ancora possesso a Brunico però, l'Archer cerca di ostacolare il professore Max Obera, fa un buon lavoro per un cambio di linea che avviene da parte dei lupi. C'è il Pietroniro, il tandem con Giftopoulos, salta gli Scassis, si allunga il pack, prova a metterlo al centro, ancora poco attento però il Cortina lì davanti, poco forte, poco deciso nel forzare la porta come fa di consueto, ormai caratteristica, ma anche caratteristica del hockey moderno, quello di andare veramente sempre per la porta. Cortina che nel primo tempo ha girato abbastanza bene, però sempre abbastanza lontano dai pali di Colin Furlong, arrivando a conclusioni sempre da posizioni angolate che mai hanno messo in apprensione il portierone giallo-nero. Arriva anche la prima partita del match. Il sanzionato sarà Tommaso Verà per colpo con bastone, anzi sgambetto, la prima penalità del match, il numero 28, Tommaso Verà, che vediamo inquadrato in immagini non proprio soddisfatto, però insomma è piuttosto evidente la sua scorrettezza qui, che porta i giocatori ampezzani a giocare i prossimi 2 minuti in 4 contro 5 lupi, primo power play del match a favore della squadra diretta da Luciano Lacchi Basile. Cortina nel suo special team di penalty killing con Adami Pietroniro. Scorgiamo l'Archer, anzi Cordiano dall'altra parte, mi sembra Luca Zanatta, disco che arriva subito all'ingaggio a Carrozza, che si apposta sulla blu insieme a Hofer. Carrozza cerca la soluzione centrale, la trova anche la deviazione, troppo liberi comunque Oberhauk e Andergassen lì davanti. Lo scambio sui baffi esterni di destra, Hofer dalla blu, ancora corridoio, Martino Madarin si muove bene tra le molte ombre davanti a lui, riesce a trovare uno spiraglio di luce e a chiudere. Ma ancora pericolosi queste conclusioni, c'è poca aggressività secondo me nello slot, bisogna essere un attimino più cattivi nei limiti del regolamento ovviamente, ma spostare i giocatori non è facile, spostare Max Obera forse un po' più semplice traversa, anche se nonostante la stazza non gigantesca ha un equilibrio sul ghiaccio che pochi hanno, capacità di stare sempre in piedi, mai cadere, baricentro basso, forza fisica sono le sue caratteristiche, ovviamente più tante altre qualità. Si va all'ingaggio ancora con il Valbusteria in power play, vince il face-off, il Cortina raccoglie qui Cazzola che allunga per Giftopoulos, allunga il disco perché deve allungarlo in inferiorità. Sulla traiettoria c'era Giftopoulos, forse un po' troppo lungo, ma non c'era ovviamente l'idea di trovare un'assistenza, ma semplicemente di fare pulizia. Andergassen nell'angolo traversa, Nergasse fa circolare il disco dall'altra parte per Carrozza, Valbusteria ancora col primo special team, Cortina ha cambiato i suoi uomini sul ghiaccio, raccoglie Uto, Tommaso traversa, lo scambio dietro gabbia con Andergassen per Carrozza, il buon tocco di Luca Zanatta che evita il one timer pronto ormai, aveva già messo giù il mirino,
Sbaglia qui Hofer, la buona posizione di Cazzola sulla blu. Cortina che sta comunque gestendo bene questo penalty killing. Dovrebbe andare a cambiare il primo special team adesso Pusterese, ma ancora in zona, quindi si aspettano ancora alcuni minuti. Cortina prova il break, ancora qui ci poteva stare perché la Pusteria è da un minuto e mezzo che tiene gli stessi uomini sul ghiaccio, quindi Vito Polos forse aveva l'energia di andare in contropiede. Passaggio non preciso di Luca Zanatta. Buono qui a Sanna che va a forzare, poi perde il disco, era una buona occasione per andare a recuperare, soprattutto a perdere secondi importanti nella situazione di uomo in più. Traversa, rischia molto, anche qui il passaggio per Cortina che adesso può andarsene. Pietro Niro al limite dell'offside, Chad Pietro Niro, anzi Phil Pietro Niro trova anche la conclusione con 4 uomini contro 5, ancora Phil Pietro Niro, adesso deve andare a perdere tempo, non rischiare questo passaggio ritroso che dà la possibilità di ripartenza ai lupi, come stiamo vedendo. Adami molto bravo qui in back check, riesce a chiudere e a dare a Moser, qui deve fare la cosa più intelligente Moser, e ne è capace, tenere il disco, difenderlo con la sua buona stazza fisica, ma arrivano 3 uomini, si esaurisce anche il power play giallo-nero, ucciso quindi la possibilità di giocare con l'uomo in più dei lupi da parte di una Cortina. Buono qui in penalty killing, non buonissimo sicuramente va a Pusteria nel power play. Conci, il tiro sulle gambe di Enrico Larker, Zanatta dietro gabbia, ancora Enrico Larker si attarda un pochino, qui il passaggio comunque avviene, bravo a difendere con il corpo il pack, il giovane classe 2004, l'ingresso in zona di Alverà, un po' di confusione nell'angolo, ancora Tommaso con la sua grande capacità di sfuggire come un'anguilla negli angoli, riesce a qui andare verso la porta, forse questo vuole Macca, vedendo cosa hanno fatto gli avversari, andare proprio sempre verso la porta, qualcosa può succedere, girare intorno alla gabbia, tante volte non porta grandi risultati, perché la squadra ovviamente avversaria si sistema. Noazzani ce l'ha, recupera un buon disco, prova ad andarsene in progressione, chiuso però sul nascere la sua azione personale. Altuber un po' in difficoltà sulla pressione di Falloppa, ancora Cortina che tiene alta la pressione contro la quarta linea, la carica di Cotan, Zarlini a Cedelli, passaggio verso Falloppa, vuole lo scambio, Falloppa butta il pack nell'angolo per la corsa di Char Pietro Niro che va a caricare, anche questo è un elemento a tenere in considerazione, più fisicità ci vuole con una squadra che non è più l'unico di tanti chili fa, quindi bisogna andare un pochino a intimorire l'avversario che ha più esperienza e bisogna giocare un attimino sul fatto anche nervoso, se si è ovviamente in grado si ha il tempo di andare a chiudere le cariche. Sempre un fattore rischioso visto che le cariche sono diventate quasi un tabù per l'hockey moderno. Pietro Nino con il rovescio del bastone su assistenza di Cryptopoulos trova la gabbia, un Cortina decisamente migliore in questo inizio di frazione rispetto a buona parte del primo tempo, soprattutto dopo i primi 5 minuti, dopo il gol di Glira che decide ancora il match. Cortina che va adesso ancora con questa scelta consigliata tra virgolette da noi, ovviamente sicuramente non ci ha sentito Asca, ma non ha bisogno di ascoltarci. Ma Cortina che diventa più aggressivo, proprio arriva più diretto, più direttamente verso la porta. Ingaggio alla sinistra di Colin Furlong, traversa di fronte a Cazzola, due elementi che si assomigliano molto a livello fisico, vediamo per la stazza sicuramente brevilinea. Cryptopoulos invece di fronte a Hofer, deve difendersi lui con la sua mole, ma Hofer ovviamente è un peso massimo, non è facile qui difendere il pack, ci riesce e poi Hofer l'ha vinta alla fine portandogli via il pack, il disco. Oberauk mette ordine, sbaglia qui Mark, recupera il disco e Cortina e alla fine il disco che torna fuori dal terzo difensivo della Pusteria fino alla parte di Martino Valdarin. Fin Pietro Niro, vedete come carica anche qui, attraversa senza troppi scrupoli. Moser, buona l'assistenza per Remigio Vitopoulos, c'è cioè il back check molto molto buono da parte di Carrozza che va a interferire sulla pattinata e sulla idea di Cryptopoulos di andare verso la porta. Disco viene scagliato all'esterno, forse c'è un delay of game, le proteste di Oberau che forse vorrebbe la penalità, e c'è la penalità e forse c'è stato proprio Carrozza che non ha usato, vediamo, mezzi legittimi per fermare Cryptopoulos. Una trattenuta potrebbe essere, anzi un bastone alto se non abbiamo capito male dall'interpretazione degli arbitri. E vediamo se proprio Carrozza è il punito, che avevamo elogiato per il back check, ma non ha fatto tutto ovviamente nei termini di legge. Vediamo se lui, eh sì, è proprio lui, quindi i nostri complimenti hanno un po' un fine a se stesso, nel senso che poi il recupero era buono ma poi ha commesso fallo e quindi
mette i suoi in difficoltà in una zona neutra del campo non sicuramente importante. Adami, baffi esterni di destra rispetto a Furlong sulla blu, ancora Adami assistito, trovato qui bene da Cottam. Sanna, lo scarico continua ad essere più rapido però nei passaggi. Adami, rischioso questo passaggio, però trova in qualche maniera Cottam. Sanna caricato un pochino pesantemente qui da parte di Glira, tutto però in ordine. Cortina gioca, tiene alta la pressione, un paio di cadute rischiose lì nell'angolo tra il Tuber e Cottam, anzi Alverà va a prendersi il disco adesso. Cordiano aspetta l'arrivo di Luca Zanatta che da subito porta avanti il pack, si prende il metro, lascia Pietrolino qui Cazzola, Pietrolino lo scarico sulla blu per Zanatta, ancora Luca Zanatta, Pietrolino al suo colpo, ovviamente viene sistematicamente chiuso, vediamo se saranno così bravi i pustanesi a chiudere ogni qualvolta Pietrolino avrà l'occasione di colpire con il tiro di prima iniziativa, il classico one timer, eccolo qui, non è un one timer ma una gran botta, troppo defilata però, non era male come posizione, ha dovuto allungare un pochino il bastone, cioè accorciare le mani, il disco era un po' troppo avanti, non è riuscito a dare precisione alla sua conclusione. Phil Pietrolino, ricordo, autore di una tripletta qui contro il Gardena. Vito Polus, non proprio brillante in questo inizio di stagione, in questa partita ancora un po' fuori forma il greco, anche se ovviamente ogni disco sulla sua stecca può diventare pericoloso per gli avversari. Phil Pietrolino, proprio per il greco, adesso si parte con un'iniziativa che arriva da ritroso, Cazzola e Cortina che guadagna il terzo abbastanza facilmente, il tiro, la deviazione di Char Pietroniro, Pac che finisce di poco lato, un Cortina che praticamente ha giocato un minuto e mezzo con questo special team che adesso non può rischiare perché il Fabusteria torna a giocare in 5, arriva alla conclusione anche ma troppo poco per sorprendere Furlong in questo power play, giocato non bene secondo me, però comunque costantemente nel terzo pusterese, che è insomma già una buona cosa, già un bel segnale di presenza, di esserci, di crederci, però bisogna essere un attimino più cattivi, bisogna arrivare alle conclusioni rapidi negli scambi per arrivare a conclusioni più immediate, cercare di spaccare, di rompere, di accartocciare la scatola pusterese che non ha avuto grandi problemi a difendersi in questo momento. Moser alla sinistra del portiere giallonero. Giocati 8 minuti all'Olimpico, risultato di 1-0 per gli ospiti della Valpusteria con il gol che decide fino alle mezze, Daniel Glira, Carrozza prova a saltare l'arco in velocità, il passaggio verso Obera, gran parata qui di Martino Maddarino, Obera cercava il quinto buco, sorpreso qui il Cortina, non c'è stato il back check da parte del centro della prima linea, qui doveva chiudere su Max Obera, che ha avuto il tempo modo, non ha occasione per essere il Pietrolino, Pietrolino ancora abbondantemente fuori, un po' sotto pressione qui, è riuscito comunque a tirare, ma non bene. Mark si difende bene, lascia un bel pack a un compagno che adesso prova a ripartire. Ober qua lunga, ci sarà icing. E Valpusteria deve ovviamente trattenere gli stessi uomini sul ghiaccio. Leitner, Oberauch, traversa. Che tutti i giocatori, bene o male, si appoggiano sulle ginocchia. Quindi questo dà idea di questo cambio sia stato pesante per loro e lo sarà ancora per i prossimi secondi, cerca di dare un break alla linea pezzana coach Macca inserendo la quarta a ringaggio, Zaria Cedelli lo vince, traversa Leitner, Cottam prova a caricare con la sua buona prestanza fisica, traversa, prova a chiudere Zaria Cedelli, alla fine vediamo che esce vincente qui della mischia il giovane Ampezzano, Cottam riesce a portarsi via il pack, ancora servizio per Zaria Cedelli, poi caricato, una bella bastonata, si è presa qui il 60, non vede nulla l'arbitro. Pietrolino, disco dentro, vanno ancora a pressare i nostri, ci pensa adesso Faloppa al pressing alto, va a pressare un gran disco Faloppa, poi costretto ancora lì a tergiversare nella mischia dietro porta, Zanina Cedelli, lo scambio sulla blu con Luca Zanatta, il tiro, deviazione che non arriva davanti porta, buon cambio della quarta, l'arca riesce a tenere dentro il disco, ma non è finita qui, ancora il 60 Pezzano, dovrebbe fermarsi qui, lascia il disco a Cottam, un po' troppo lungo, la posteria prova a metterlo fuori, ancora il 60 Pezzano, Pac che si impenna, non finisce fuori, lo raccoglie Faloppa, va a cambiare adesso la quarta Pezzana, Larker, Rolling dietro porta, Carosello, esce Furlong, Cortina attivo, però ancora avara un po' le conclusioni a Pezzane,
almeno il tabellino dei tiri verso Furlong, arrivano qualcuno non troppo e purtroppo ancora non poco pericolosi per comunque dare fastidio all'estremo giallonero. Larker, buon passaggio qui, bravo, ordinato Larker per Cazzola, 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 le finte, viene fermato, dito di luce, Christopoulos che raccoglie il disco, cade a terra, ripartenza giallonera con Alex De Lorenzo, chiuso da Cazzola, Conci, Cazzola ancora recupera un buon pack, Christopoulos, Christopoulos, posizione, gol di Remi Christopoulos. Finora una partita non proprio splendente del dio greco, che ora trova l'angolino alto alla sinistra di un Furlong, secondo me non proprio impeccabile in questa occasione. Il tiro c'era, abbastanza forte ma sicuramente molto preciso. Furlong secondo me è un pochino sorpreso. Vediamo che è stato, se è stato più bravo Christopoulos nel replay che vi offre adesso la regia dello streaming. Beh, sicuramente conclusione importante, no, beh, in effetti non era neanche così piano questo tiro. Furlong però non aveva nessuno davanti, quindi diciamo gran merito di Christopoulos, però forse Furlong avrebbe potuto fare di meglio, ci permettiamo di dire. Uno pari, risultato olimpico, gol del numero 73, Remi Christopoulos segna il pareggio dopo 10 minuti e qualche secondo, siamo giunti quindi alla metà dei 60 regolamentari, Cortina 1, Valpusteria 1, la partita non può fare altro che animarsi ancora di più in questo momento. Metà partita, risultato in equilibrio, Conci aggira la gabbia, chiuso bene qui da Tommaso Alverà, che lo porta largo, lo tiene fino in balaustra, ancora però bravo Conci a mantenere il possesso dietro la gabbia per Zecchetto, Zecchetto, un disco al centro, arriva la deviazione sotto porta di Schweizer, se non vado errato, che poi va a salutare anche Martino Valedarin. Azione insistita di Conci, il buon lavoro di Zecchetto e poi la conclusione di Schweizer, troppo sotto porta per riuscire a trovare un angolo fortunato. 8.53 al termine del secondo periodo, che scorre via liscio con poche interruzioni e anche del hockey discreto rispetto alla prima frazione, secondo il mio punto di vista. C'è il commercial break sulla nostra emittente Radio Cortina, ma soprattutto per lo streaming della nostra regia. Afro, il tuo benessere quotidiano. Amore, ma come che duco io? Riprendiamo la diretta dalla tribuna stampa dello Stadio Olimpico del Ghiaccio per raccontarvi anche questa seconda frazione dallo Stadio Olimpico. Arrivato il gol del Cortina, ricordo, a pareggiare il match, la prima frazione, ricordo, vinta dalla Valpusteria col gol di Daniel Glira, 1-0, ancora qualche problema tecnico per la radio, riprendiamo live, mi pare che ora siamo attivi anche sulle frequenze di Radio Cortina. Moser, ricordo, il Cortina pareggia, per chi si fosse perso ovviamente, Moser, il tiro di Moser, para qui a Furlong, un buon intervento, ancora il Cortina con Zanatta, buona occasione per il Cortina che deve avere questa aggressività, come sta dimostrando in questi frangenti dopo la marcatura, che deve dare ovviamente quel sostegno morale in più per andare a crederci in un match finora molto equilibrato. Enrico Larker, passaggio per la corsa di Barnabò, che si allunga il disco fino a portarlo nell'angolo. Adesso il pack si ferma sul blu, riportato dentro da Pezzani, stiamo cercando di sistemare anche il nostro piccolo dilemma con... per riuscire anche a parlare tramite la radio. Oberhock, attenzione, c'è il break, Oberhock, il tiro chiuso da Max Cordiano, a conclusione di Oberhock, che prima ha cercato di saltarlo, poi rapidamente di tirare verso la porta di Martino Darin con un'esecuzione rapida di polso. Pack che si è fermato sui pattini di Cordiano, Leitner mantiene il pack vivo in zona, Carrozza dietro la gabbia, Cordiano lo chiude, ancora buon lavoro qua fatto dall'uomo di Saronno, Alessandro Zanatta. Disco nell'angolo, giocato da Oberhock, che perde l'equilibrio, riesce comunque a servire Carrozza, disco al centro per Andergassen, Andergassen lavora col pack, lo ruba Zanio Cedelli che può andare in break, c'è Barnabò da servire, Barnabò vorrebbe il disco ancora Zanio Cedelli, lo cerca Barnabò, la stecca di mezzo, prova a prendersi qui il pack, il numero 60, arriva in anticipo il Pusterese, ancora Noah
Lo scambio con Cottam, troppo stretti però i movimenti qui dei giocatori campezzani, e mi sembra che anche il problema tecnico con il nostro commento esclusivamente radiofonico sia stato sistemato. 7-0-4 al termine del secondo tempo. Cortina, ricordo, 1 Valpusteria 1. Cottam va a caricare qui con Cazzola, ancora Cottam. Insomma, avere questi primi minuti sicuramente un buon esordio, soprattutto perché ci mette intensità e una presenza fisica importante. Harrison Cottam, ricordo, all'esordio all'Olimpico, all'esordio assoluto in maglia bianco-blu, numero 92. Chiude bene qui a Chad Pietroniro. Larker, scambio con il giovane parente Enrico, che prova ad andarsene da solo. Quanto coraggio ha questo ragazzo, quanta fiducia in se stesso, che non tramuta mai in protagonismo o presunzione o insomma un po' di bravate di gioventù, riesce sempre a fare tutto nella maniera giusta. Bello scambio adesso con Giftopoulos e Chad Pietolino all'ingresso in zona. Ancora il 73 Pensano sulla blu di rovescio per Adami, la conclusione di Adami, para Furlong. Enrico Larker, scontro tra Stecche, Pac che si impenna, disco che esce dal rettangolo ghiacciato. 5.55 al termine. Uno pari risultato. Ci confermano anche i nostri ascoltatori che siamo tornati attivi anche sulle frequenze di Radio Cortina. Chiediamo nuovamente scusa per un problema tecnico, appunto continuava a saltare la linea, ora ci siamo, speriamo di durare fino al termine di questa partita molto interessante da seguire, ricordo, in streaming sul sito di hockeycortina.it per vedervi le immagini, per vedere la bellezza dell'hockey. Se volete semplicemente ascoltarla o non avete la possibilità di appunto connettervi a internet sulle frequenze di Radio Cortina, ovviamente come di consueto la nostra radio cronaca. Alverà va a recuperare il puck, lo regala però agli avversari che hanno l'ingresso in zona adesso con il tiro di Schweizer, para Martino Medarin, lascia però il puck attivo davanti al suo slot, poi viene in qualche maniera portato fuori da Iampezzani. Cordiano largo, l'assistenza buona per Adami, Adami verso Sanna, che occasione per il Cortina, non ci ha creduto Marco qui, con un po' più di forza che lui sicuramente ha nella sua stazza fisica, avrebbe dovuto spingere di più verso la porta di Furlong, non era facile perché era tutto sbilanciato, ma è stata una buona occasione, bella costruzione dell'azione e un Cortina decisamente più bello rispetto secondo me al primo tempo, dove comunque non ha fatto male, ma in questo secondo tempo al di là del gol fa vedere di essere molto più incisivo, molto più cattivo. Ancora ingaggio, ancora forzata la porta di Furlong, un Cortina che tiene lì il disco nel terzo difensivo della Valpusteria. Seguiamo l'ingaggio, vediamo se nasce qualcosa di positivo per gli Ampezzani. Ci pensa a mettere ordine Uto Traversa, Leitner. Leitner fa scivolare il pack avanti Oberhoch per Carrozza che va in progressione. Martino Maddalena è costretto a uscire, cerca di fare anche uscire il pack dal terzo, non ci riesce perché arriva Traversa. Cortina si complica un po' la vita lungo la blu, poi c'è l'offside, quindi i pustoresi attendono l'uscita di zona dell'ultimo giocatore. La buona giocata qui Vallazza, passaggio che non arriva, ma ancora Vallazza riesce a trattenere bene il disco, prova il tiro sui pattini di Leitner, che però non accusa il colpo, forse sì, eh sì, un pochino sente il tiro di Vallazza. Attenzione da parte, subito il break, Carrozza sul primo palo, disco che si impenna, si infrange, anzi rimane sulla parte superiore della porta, poi Carrozza lo fa rimbalzare fino a riprendersi il disco, ancora arrivare al tiro, fa tutto Carrozza. E ha rischiato molto qui la gamba del Cortina, poteva veramente succedere qualcosa di molto quasi tragicomico. Tiro di Carrozza, disco che si impenna, finisce sulla parte superiore di rete della porta. Carrozza se lo va a riprendere con un buon gesto tecnico, lo mette ancora attivo, mette attivo il pack ancora davanti alla gamba di Martino Valin, se lo va a riprendere però la conclusione. E lì ormai era un po' difficile, c'erano troppe gambe, però qualche deviazione poteva arrivare. Buona un'azione di Carrozza, molto insistente, molto attivo sicuramente. Ancora in quella zona del campo, ingaggio a favore in questo caso di Ampezzani. Giftopoulos per Chad Pietroniro, in allungo su Altuber, va anche Luca Zanatta su Steinkasser. Il tiro deviato fuori,
Quella cazzola tenne dentro il disco. Pac che non arriva però a destinazione. Ci mette la stecca al tuber. La quarta linea, anzi la, sì, la terza linea pusterese. La quarta pusterese. Con Steinkasser che è tendenzialmente, se non sbaglio, un difensore. Viene scalato in attacco insieme a Hasler e Alex De Lorenzo. Sotto la nostra postazione la ripartenza di Luca De Lorenzo. Fermata subito. Poi suggerito ancora De Lorenzo dal tuber. Il back check di Alverà. Non c'è fallo. Alverà va a caricare De Lorenzo su di lui. Vediamo chi esce da questa mischia. Nell'angolo a destra di Martino Valledarin. Pacche giù. Luca Zanatta per Larker. Larker ancora. Fa la cosa più saggia. Lo scambio con Luca Zanatta. Ancora Larker. Bene qui. Benissimo verso. Addirittura con uno look verso Alverà. Bene, ma non benissimo. Alverà era fermo un pochino, ma l'assistenza è arrivata sulla sua stecca. Grira, affronta la porta, prova il tiro. Troppo difficile da lì, sorprende Martino Mandarin. Ripartono gli Ampezzani. Ancora Tommaso Alverà. È costretto ad andare da solo in mezzo a un po' di uomini gialloneri. Arriva il controllo, cerca di saltare Grira, che è più bravo. Però arriva il suo supporto Marco Sanna. Tre minuti al termine della seconda frazione, uno pari risultato. Ancora partita molto viva, anche se si sono un po'... fermate le occasioni da una parte e dall'altra. Fin Pietroniro si dimentica il disco, ma c'è Adami. Adami verso il tiro di Cotta, ma anzi di Faloppa, anzi di Alessandro Zanatta, chiedo scusa. Undergassen dietro la gabbia, cerca Schweizer, lo trova sulla neutra. Subito rimorchio qui per un'azione che prende forma, forse, anzi no, ma non è finita qui perché il pack arriva in qualche maniera nel terzo Ampezzano. Barnabò, passaggio rischioso riuscito verso Faloppa, Pietroniro. La chiusura rischia qui molto. Pietroniro, bastonata forse sulle gambe di Mark. Non viene sanzionato però. Quello che poteva essere forse una scorrettezza. Cazzola, centropista. Ributta il pack all'interno, anzi la Cordiano. Si gioca l'ultimo minuto. Anzi, gli ultimi due minuti, 1.50. Schweizer ancora, prova dalla medesima posizione dove si è scagliato il disco circa due minuti fa. Cazzola cerca di cippare fuori il pack, quindi di spingerlo semplicemente contro la balaustra. Cercare la deviazione. Che il pack prenda vie meno pericolose. Un po' di confusione sul ghiaccio, carrozza, traversa, idee non proprio chiare da entrambe le parti. Mark, il tiro deviato, Martino Valdarin. Forse potrebbe fermarlo, invece preferisce scaricare all'esterno. 1.25 al termine. Raccoglie il tuber nel suo terzo. Verso lo scambio non riuscito. Pack ributtato dentro. Potrebbe nascere una occasione per Cortina sulla stecca di Remigius Topolus. Non ha molti compagni a servire. Trova Luca Zanatta. Vuole il disco. E arriva però la conclusione di Luca Zanatta. Centrale. Non male, ma comunque guadagna un buon ingaggio in zona. Luca Zanatta a 1.08 al termine. Uno pari risultato, ricordo, parziale del primo tempo 1-0 per la Pusteria, col gol di Daniel Grira. D'altra parte, nella seconda frazione, è arrivato il pareggio di Remigius Topolus al suo primo gol stagionale alle 10.24 del secondo dritter, che stiamo ancora seguendo per circa un minuto. Adami, forza, rischiando il disco all'ingaggio in maniera progressiva. Gli va bene, arriva anche il tiro. Come comunica lo speaker, un minuto, speaker ufficiale dell'Olimpico, un minuto al termine del secondo tempo. Undergassen, c'è il back check di Adami, anzi di Sanna, che riesce in qualche maniera con l'ausilio dei compagni a portare via il disco a Undergassen, a cui è sempre difficile rubare il pack. Riscassis, Undergassen, qui non bravo. Sanna, un'occasione, prova col rovescio, un po' deboluccio qui, comunque trova la porta. Poi in precario equilibrio riesce comunque a mantenere il disco, carica di Andregassen ad Adami, non ci sono gli estremi ovviamente della, anzi ad Alverà, non ci sono gli estremi della penalizzazione, si lasciano scorrere questi ultimi 15 secondi probabilmente in balaustra senza rischiare da nessuna delle due parti, disco che non vuole sapere di uscire da questa trappola nell'angolo, alla fine Pietroniro lo fa girare 5 secondi. Prova a ripartire in maniera non proprio credibile il Valpusteria, però poteva nascere un'occasione, ancora un paio di secondi, poteva arrivare anche il tiro di Filippo Pietroniro. Quindi finisce così la seconda frazione del match tra Valpusteria e Cortina all'Olimpico,
con il risultato di 1-1, 40 minuti che se ne vanno via veloci, poche interruzioni in questa seconda frazione. Ricordo il gol di Daniel Grira dopo 3 minuti nel primo tempo, risponde dopo 10 nella seconda frazione Remy Giftopoulos. Facciamo solo un veloce, per la regia me lo permetta, un aggiornamento degli altri stadi che non abbiamo fatto ancora. Il Lustra ha vinto 6-0 con l'Inzio in casa, il Lubiana ha vinto 5-1 sul ghiaccio della alla Tivoli, 5-1 sul Vipiteno, vince a sorpresa Bergenzerwald sul Salisburgo per 4-2, vince Luis Inizia a Felkirk per 4-2, il Gardena sta vincendo a Fassa per 4-1. Lina alla regia. Sono le 21:58-59, riprendiamo la linea dallo stadio olimpico del ghiaccio. Buonasera anche ai radioascoltatori di Radio Cortina e ovviamente quelli che seguono lo streaming su hockeycortina.it. quasi tutto pronto per l'inizio della terza frazione qui dall'Olimpico. Risultato dopo 40 minuti, dopo due periodi, è di uno pari al gol di Daniel Grira dopo 3 minuti all'inizio del match. Ha pareggiato la contesa al 10° minuto circa del periodo centrale, proprio a metà partita, Remy Giftopoulos per il suo primo gol stagionale. Si va in ingaggio, prime linee sul ghiaccio, ci attendiamo un terzo periodo ricco di emozioni, sensazioni, occasioni e tante altre cose, ovviamente, per assistere a un match che è sul filo dell'equilibrio sia come risultato che anche come gioco prodotto da entrambe le formazioni durante l'arco dei primi 40 minuti. Cortina dalla blu, disco che arriva nell'angolo, Giftopoulos prova a rimandarlo in zona, alla fine il puck esce, arriva sulla stecca di traversa che assiste subito rapidamente Oblak, che si perde un po' nelle finte, l'aiuta il Tuber dietro la gabbia per Carrozza, chiude Rico Larker, Carrozza è un po' più lesto, più esperienza qui per soffiare il disco al giovane Larker, arriva la conclusione, block shot, puck che si impenna dopo un'altra conclusione di Carrozza, Oblak dietro la gabbia, pressione giallonera qui, ancora Carrozza, si muove bene tra due uomini, il contrasto, Pack finisce sul palo dopo la deviazione, Martino va da lì imbattuto ma non aveva visto assolutamente niente, break dall'altra parte, Remy Giftopoulos però è fermo sul ghiaccio, deve aspettare l'arrivo dei compagni, poi cerca di saltare al Tuber, ci riesce molto bene, ancora Remy Giftopoulos, al secondo tentativo di dribbling viene però stoppato da Ander Gassen, Max Oberhoek per un contropiede con Cristellon, Cristellon verso Andergassen, Andergassen a fine di palo, conclusione, grande occasione per il Brunico, chip out qui di Alverà, recupera ancora il Valpostiglia a centropista, lo ributta in zona, Cordiano va a prendere con molta tranquillità dietro la sua gabbia, lo concede adesso a Phil Pietroniro per l'uscita di zona affidata a Tommaso Alverà, Cordiano assistenza buona per l'ingresso in zona di Adami che non raccoglie, disco che prende una strana deviazione, sfugge dal controllo del capitano Alverà, Mosvar prendersi questo disco a centropista, troppi uomini davanti a lui, deve desistere, riparte ancora la squadra di Basile, molto bravo qui Conci, si porta a spasso la difesa ampezzana, poi trova il corridoio per assistere Mark sulla blu che è costretto però a tergiversare per un scorretto disimpegno dietro la gabbia, buon momento per il Brunico, Cortina deve riprendere coraggio. Ora è un po' se più di attenzione, soprattutto nei passaggi, anche qui disco perso da Moser sulla neutra. Non fa meglio però Conci, Alessandro Zanatta, caricato in balaustra, disco che adesso viene a prenderselo Emanuele Larker verso Vallazza, disco buttato in zona, si catapulta su questo pack nell'angolo Zardini a Cedelli, porta bene via il pack. Prova il cycling cercando Faloppa, arriva Cottam, steso, arriva la penalità conquistata dalla quarta linea, c'è subito il fischio, va un tocco, arriva un tocco giallo-nero, steso Cottam che andava in velocità a riprendersi il disco lasciato lì nell'angolo da Zardini a Cedelli. Buon lavoro qui della quarta ampezzana che conquista una penalità importante, un power play importante, la penalità ovviamente è affibbiata ai giallo-neri e al giocatore nello specifico appunto Maximilian Leitner, che va a accomodarsi nella confessionale per i prossimi due minuti, almeno che il Cortina non riesca a segnare prima. Carrozza, vincente, anzi Cazzola, vincente all'ingaggio. Pietroniro. Baffi esterni di destra. Giftopoulos cerca e trova Chad, ma il disco supera il suo bastone. Ancora Phil Pietolino, da parte per Cazzola, Giftopoulos nella solita posizione sulla linea rossa di porta, lo switch con Cazzola, lo scambio con Pietolino, tutto fatto molto bene, tranne che l'esecuzione un po' troppo tardiva. Qui non forza un po' sul tiro di prima intenzione Pietroniro, forse non era convinto,
di poter riuscire a trovare la conclusione istantanea. Bella combinazione in power per Cortina, vediamo segnali di miglioramento della special team a Pezzano già nella partita col Gardena, e anche questa sera il Cortina ha fatto molto di più appunto con l'uomo in più rispetto a quanto visto nelle prime due partite, ma era normale. Fil Pietroniro sulla blu con Luca Zanatta, largo per Cazzola, prova la giocata e arriva poi la secondo sul rebound di Furlong, il secondo tentativo di Pietroniro Chad, di poco fallisce il, la marcatura. Zanatta qui elegantissimo e rapido per subito conquistare il terzo avversario, ci riesce immediatamente, lascia il disco a Remigio Topolus, chiuso da due uomini, desiste ma non fa ben una buona pulizia della posteria, il tiro di Pietroniro, deviazioni che però smorzano anche la forza del disco che poi si spegne lungo la balaustra. Topolus cicca il pack qui un pochino in maniera banale, forse stanco dal cambio, da questa pressione piuttosto costante di Ampezzani in power play, quindi la buona cosa che abbiamo visto finora sono le conclusioni, le occasioni e qualche dinamica ben riuscita. Cottam, passaggio non preciso qui per Sanna, regala un break agli avversari, se ne vanno con Uto Traversa che cerca la conclusione, impegnativa qui la parata che ha dovuto compiere Martino Maddalini sulla conclusione rapida senza alzare troppo il bastone, è riuscito a trovare l'incrocio dei pali, almeno quella della traiettoria. D'altra parte Alverà, prova con rovescio del bastone a cercare di sorprendere dall'angolo e a, fare, a cercare il primo palo. Tommaso Alverà si imposta il power play, ancora con Cazzola sul ghiaccio, probabilmente andrà a cambiare a breve. Cordiano, assistito ancora da Cazzola, il tiro di Cordiano, deviazione qui e questa finisce veramente a fil di palo. Harrison Cottam, prova il tiro, arriva il gol di Harrison Cottam, che tiro, che conclusione di polso, gol all'esordio per Harrison Cottam che finora aveva giocato molto bene, e arriva anche il gol del giovane classe 99 uscente dalla Quebec Junior Hockey League, sua prima partita quest'anno a Cortina, ha dovuto aspettare il 14 di novembre per esordire. Harrison Cottam, di cui si parlava bene, ha fatto vedere delle buone cose durante l'arco del match, arriva anche il gol inserito nel secondo special team da Ilu Maciaca. Arriva anche un grande gol sotto l'incrocio dei pali, tiro di polso, ci avevano parlato di un giocatore dotato della, di un ottimo tiro e lo ha confermato in questo momento. Segna quindi il numero 92, Harrison Cottam, il 2-1 per il Cortina che si porta in vantaggio dopo essere stata sotto per 30 minuti nell'arco di questo match. C'è ancora da verificare qualcosa con gli abiti, no, manca semplicemente il pack da poter giocare a centropista per l'ingaggio. Dopo la seconda marcatura pezzana, Harrison Cottam, il numero 92, che gol! Che tiro, violento e preciso, non ha potuto nulla qui Colin Furlong. Alessandro Zanatta, Cortina è in vantaggio sul Valposteria, giocati 5 minuti, nel, quasi 5 minuti nel terzo tempo, Cortina 2, Valposteria 1. Carrozza, Leitner, rientrato dal box, perde l'equilibrio, ma il disco è in possesso ancora della Valposteria, Cortina dovrebbe alzare adesso un pochino la pressione, visto l'indecisione un pochino della retroguardia del Valposteria e anche un po' di sfortuna, perché comunque perdere l'equilibrio non è mai una scelta. In quel momento Cortina forse avrebbe dovuto essere un po' più aggressivo. Conci, una bella partita anche Davide Conci, la conclusione con bella assistenza proprio di Conci verso, se non sbaglio, Schweizer, Hofer, no, credo Schweizer, anzi Altuber, chiedo scusa. La parata di Martino Maddalini a 5 minuti e 23 secondi giocati. Cortina 2, Harrison Cottam su assistenza di Max Cordiano e Tomasino Alverà per il 2-1 a Pezzano. Si va face off, traversa di fronte ad Ami, vincente a Pezzano. Zanatta con l'ausilio proprio del capitano, Rico Lartker con l'intromissione dell'arbitro non riesce a pulire l'angolo, si lavora tra due uomini busteresi e tre Ampezzani, alla fine il Cortina è bravo con Sanna a portare fuori questo disco, purtroppo lezioso, lascia il pack al Tuber, aveva fatto un buon lavoro Sanna, poi si è un pochino rallentato nel portare fuori il disco, ha cercato il dribbling. De Lorenzo, lo scambio con Hofer, prende il terzo, la finta, a saltare Rico Larker,
Bella giocata qui di Hofer, che arriva anche alla conclusione, palla Martino Madrid, tiro centrale, Tommaso Alverà, le finte, rallenta la pattinata, rischia l'offside, buon servizio però per Sanna, che conclude, lo scarico sulla blu per Max Cordiano, vuole il pack, Pietronino, il tiro violentissimo sul corpo di Lorenzo, e poi ancora un tiro di deviazione di Tommaso Alverà, cortina attivissimo dopo il gol che ha gasato ovviamente notevolmente la squadra di Maciaca. Bravo qui Tommaso Alverà con una finta, mette a sedere il difensore, lascia sfilare il disco. 13:30 da giocare. Dump angolato, anzi sul Furlong qui non proprio impeccabile nel controllo. Il tiro di Pietroniro, para Furlong centrale. Forse un pochino affrettata la conclusione qui di Pietroniro. Poteva attendere l'arrivo di qualche suo compagno di linea che era presente in zona. Ha preferito la conclusione che inevitabilmente Furlong ha dovuto bloccare. Il Cortina adesso prova a giocare ancora con la prima linea per andare a provare a forse allungare il passivo. Questo sarebbe sicuramente una buona cosa per gli Ampezzani, metterebbe più tranquillità nel gestire i prossimi 13 minuti di gioco, ma ovviamente d'altra parte c'è uno squadrone come Valpusteria che non ci sta. Ricordo assenze importanti da ambo le parti, Perdini, Lì e Cianfrone fuori per il Valpusteria, anzi è Berger. Il tiro, la parata qui, la parata di Furlong su conclusione, se non sbaglio, di Chad Pietroniro. E dicevo, per il Cortina assenti Mike Zanatta, Ronny De Zanna, Marco De Filippo, e poi per turnover out Giorgio Pancera, Loss e Giovanni Toffoli. Ingaggio vinto in maniera volante da Mike Cazzola. Carrozza, disco fuori, raccoglie ancora il Cortina. Vallazza non vuole rischiare, preferisce retrocedere, però regala il disco a Carrozza che va subito a colpire dall'angolo. Ci prova ancora, insiste, arriva il gol di Obero. Qui errore sul nascere da parte di Alverà, e i giocatori pustolesi vanno ogni volta e hanno la possibilità a giocare sul portiere. Questa è la classica dimostrazione su questo gol di come siano bravi, convinti a farlo. Disco perso dietro porta da un Cortina piuttosto disattento dietro la gabbia. Carrozza una, due volte, il pack rimane lì, arriva il suo compagno di linea, adesso non abbiamo visto chi, se non sbaglio Max Oberauch, ad infilare nella confusione. Ma questo è un gol, quello che conta è il gol, che sia bello da vedersi come il tiro di Cottam o un rebound sotto porta, è sempre gol nella maniera più assoluta, e tante volte è più facile che accada proprio in queste situazioni. Qui dall'altra parte subito l'occasione per Adami, però due pari, subito impatta il Valpusteria. È proprio il professore Max Oberau che segna il pareggio per il Valpusteria. Ancora da giocare 12 minuti nei 60 regolamentari. Luca Zanatta elude la carica di Schweizer, uno stanco Schweizer. Adami prova ad andarsene da solo nella bagarre, poi si scontrano. Zanatta ovviamente involontariamente qui in balaustra, niente di grave, nessuno si fa male qui, grazie a Dio. Si continua a giocare con un ingaggio in zona per gli Ampezzani. Peccato per questo gol, momento di disattenzione un po' della retroguardia ampezzana, ma premio anche alla capacità, alla volontà dei pusteresi di andare a crederci in ogni disco sporco, in ogni disco rubato, e andare subito direttamente verso i tubi rossi. Ingaggio vinto dal Brunico. Lo scambio nel terzo, recupera il disco Alessandro Zanatta. Lo perde però sistematicamente Dani di Altuber. Lo recupera adesso Traversa. Deve uscire Furlong per bloccare la traiettoria del pack. Carrozza, chiuso prima da Cazzola, poi da Barnabò, che alla fine a cui viene soffiato il disco da Hofer. Viene alzato anche il baricentro. Attenzione però adesso alla triangolazione qui che avviene con Carrozza. Si corregge il pack con il pattino. Lo mette a disposizione di Oberau che non arriva all'impatto. Fin Pietroniro, passaggio un pochino azzardato verso Barnabò. Hofer, Traversa vuole il disco, Pac che si impenna, prende le reti di protezione, ci sarà ingaggio, vediamo chi ha toccato il disco, giusto per capire dove si giocherà questo face-off, se è la stecca di Traversa o quella ampezzana.
È la stecca dell'88 giallo-nero a deviare il disco, e quindi ci sarà un ingaggio fuori dal terzo ampezzano. Andergassen di fronte a Zardini e Cedelli. Ingaggio vinto dal giocatore di origini di Caldaro. Circolazione del disco della Valpusteria nel terzo. Andergassen chiuso qui da Larker, vuole il disco Cottam. Cottam si allarga, stop and go nell'angolo. Cycling con Zania Cedari che va a prendersi questo pack. Ancora Zania Cedari per Cottam. I due sembrano avere un buon feeling. Il tiro di Cottam, conclusione fermata da un corpo giallo-nero. Ancora il giocatore all'esordio, esordio col gol, esordio col bacio per Harrison Cottam. Faloppa si catapulta su questo disco, in suo aiuto arriva Zania Cedelli, alza il baricentro cortina, attenzione però a non sbilanciarsi troppo, va a cambiare, Larker cerca Faloppa, trova Charles Pietroniro, retrocede per l'attesa di vedere sul ghiaccio anche Cryptopoulos e Cazzola che arrivano, velocità sulle gambe di Charles Pietroniro, guadagna l'angolo. Ecco, la tendenza un po' che troppo spesso avviene è quella di continuare a spingersi sugli angoli, che va bene per conquistare poi il terzo, ma poi ci vuole rapidità nel trovare la soluzione verso il centro, altrimenti il gioco si trova tutto sulle parti delle vie esterne. Però Cazzola trova un varco sulla blu per arrivare poi alla conclusione, e prende la porta, prende anche Furlong sulla spalla che alza la traiettoria del pack, altrimenti poteva essere finire in fondo la rete, la conclusione di Cazzola che è riuscito a fare tutto da solo. Offside qui Conci di Schweizer, che vediamo un pochino appesantito, sicuramente un giocatore importantissimo con un'esperienza, forza, capacità di segnare, però un pochino stanco. C'è il commercial break, diamo la linea alla regia. Afro, il tuo benessere quotidiano. Torniamo con la diretta 9.31 dal termine dei 60 regolamentari del match tra Valpusteria e Cortina. Ricordo il risultato dopo 40 minuti e 40, 50 minuti quasi, perché sono giocati 10 minuti e mezzo nel terzo periodo, è quello di 2-2 al gol del vantaggio di Cottam, quasi in maniera istantanea ha pareggiato Max Oberauk dopo un'indecisione della retroguardia ampezzana dietro la porta di Martino Valendarin. Ancora equilibrio quindi all'Olimpico, anche per le occasioni accadute in questa terza frazione, un bel Cortina comunque per tutto l'arco del match, di fronte c'è una gran squadra come Valpusteria, come squadra, come fama, come esperienza soprattutto, anche se, come diciamo, mancano tre giocatori importanti che però si pareggiano ai tre giocatori mancanti del Cortina che hanno assolutamente, diciamo così, l'equivalente valore. Ancora traffico e confusione un po' davanti alla porta, alla fine la posteria non vuole qui andare a zannare i suoi denti, a mettere i denti nella ferita che si poteva creare nella difesa ampezzana. Torniamo live anche per Radio Cortina dopo il break commerciale, 8.50 al termine, due pari risultato. Phil Pietroniro, che questa sera non ha trovato il gol ma ha trovato solo l'incrocio dei pali, trattenuto abbondantemente da Traversa. Attenzione, si parte il break, il tiro alle stelle per fortuna di Alex De Lorenzo, che trova solo il plexiglass. Luca De Lorenzo Meo sulla blu, il tiro di Hofer che cerca un rimbalzo provvidenziale in balaustra, prova a liberare Tommaso Alverà che in qualche maniera ci riesce, ci sarà icing. Purtroppo affrettata la scelta di Alverà, aveva il possesso, ma ci sono lamentele di Filippo Pietroniro per una trattenuta piuttosto reiterata da parte di Tommaso Traversa su di lui. Potevano starci due minuti, bisogna continuare a giocare, se l'arbitro non fischia o non alza il braccio, bisogna continuare a giocare. Però era veramente al limite la trattenuta, anche perché per quanto potesse anche sembrare regolare o comunque al limite, era reiterata, costante, e ha impedito a Filippo Pietroniro di giocare il disco a centropista. 8.15 al termine, lo vedete sul monitor, se state seguendo la partita in streaming su hockeycortina.it, ve lo dico io alla radio per tutti i nostri ascoltatori. Altra liberazione vietata del Cortina, 8.08 al termine, due pari risultato, ci sono dei risultati finali quasi tutti dalle altre arene dell'Alps Hockey League, che questa sera finalmente hanno un calendario
quasi completo, 6-0 Lubiana Linz, 5-1 Lubiana Bibiteno, Bregenzer 4, Salisburgo 2, ma torniamo live perché sono minuti decisivi del match. Emanuele Larker, passaggio ancora troppo lungo, ancora altro Ising e noi ci perdiamo, ovviamente continuiamo a raccontarvi i risultati di altri campi. Luis Diniz vince 4-2 a Feldkirch, il Gardena vince 4-1 a Gardena, continua uno stato di grazia veramente importante dei gardenesi e ferma il momento importante del Fassa che era riuscito ad andare a sbancare l'Odegaard di Asiago proprio nell'ultimo match di giovedì. Face off alla sinistra di Martino Madarin, Andergassen e Adami. Tutto da rifare. Giù la pastiglia. Adami lo perde, ma va a catturarsi questo disco lungo la balaustra che arriva però sulle stecche giallonere che lo gestiscono all'angolo fino ad arrivare a Raffaele Andergassen. Bicicletta lì per Schweizer, se non sbaglio. Anzi, De Lorenzo, tiro, scusa. Cristellon tocca il pack, lo fa proseguire, non c'è nessuno però, c'è solo Luca Zanatta e Martino Maldarin. Ora il fratellino Alessandro, passaggio un pochino azzardato qui, deve ricostruire tutto il cortina. Larker verso Moser, dump angolato, l'idea è buona, arriva anche Barney, Barnabò, va a prendersi il disco bene qui Barney, forse doveva subito suggerire verso l'angolo. C'è l'interferenza di due giocatori del Valpusteria, 7-0-9 dal termine dei Santori Argomentari. Si scambiano il pack dietro la porta di Furlong. Altuber e traversa per la proposizione. Adesso di il tiro pericolosissimo qui a cercare proprio il rebound di Max Oberau che ha trovato la punta del gambale di Martino Madarin, ma ovviamente cercata in quella maniera lascia difficilmente inevitabile quasi che Martino Madarin lasciasse il rebound. Ci stava arrivando Tommaso Traversa, Enrico Larker. Centropista per Alessandro Zanatta verso Moser. Moser cerca Alessandro Zanatta con un tocco di precisione. Precisione che manca. Riparte Carrozza. Carrozza si allarga. Prova a saltare ancora Larker. Disco messo verso il centro. Chiude Cordiano. Bravo qui. L'uomo di Saronno che si ripropone. È da solo però. Deve andare a fare. Prendersi il pack e gestirlo. E aspettare l'arrivo di forze fresche sul ghiaccio. È la prima linea pezzana che adesso è un pochino sbilanciata. Cazzola deve solo spingere fuori il pack. La stessa cosa fa il Busteria che lo butta in zona. Passaggio non comprensibile qui da parte di Carrozza. Non c'è icing comunque. Squadre lunghissime. Altuber verso Mark. Mark per Alex De Lorenzo. Ancora Mark. Recupera il disco. Ciao Pietroniro. Prova il tiro fermato dal corpo di Altuber. Fil Pietroniro. Qualche carica. Finalmente anche diciamo noi. Disco allontanato, ci sono tante idee in questo momento sul ghiaccio, se non quelle anche forse di un pochino di timore, di rischiare di scomporsi troppo per lasciare l'opportunità all'avversario che potrebbe in questo momento della partita, visto anche le poche marcature finora segnate, potrebbe risultare una marcatura, quella definitiva del match. Quindi si gioca molto alti, molto lunghi soprattutto. Ci sono diversi passaggi un pochino sbagliati e al primo errore grave si potrebbe pagare caro. Come questo, attenzione, Cristellon si trova davanti alla gabbia con un disco che in qualche maniera è arrivato in quella posizione del campo. Troppo difficile però per colpire. Alverà mette a correre qui Sanna che ha una splendida idea, colpire subito di prima iniziativa verso la porta di Furlong che poteva anche rimanere sorpreso. Non è così, l'idea c'era e ha fatto un ottimo lavoro qui Marco Sanna. 4.53 al termine, c'è un cambio nelle linee, Cottam è spostato con Moser e Barnabò in questo cambio, quindi vengono mantenuti sul ghiaccio Moser e Barnabò, non so quanto saggiamente, ma si lascia spazio a Cottam nella terza linea per dare ovviamente un po' più di forza a questo blocco, almeno questa sera, visto il momento buono, questo primo momento buono di Harrison Cottam, che ricordo è all'esordio questa sera, ma ha iniziato molto bene anche con il gol, quindi viene data fiducia a lui per cercare di sfruttare le sue mani calde. Andergassen, con il rovescio del bastone, libera ancora Larker che finora ha giocato ancora un'ottima partita, impiegato anche più del solito.
4:22 al termine, altra liberazione vietata del Cortina, costretta adesso a giocare un ingaggio in zona difensiva. È stato Nicolà che a liberare, ma ha fatto la cosa più saggia in quel momento, anche perché secondo me, se non ho visto male, Moser e Barnabò sono dentro da parecchi minuti, li ha tratti in ultimo match anche per inserire con loro Harrison Cottam. Speriamo che non pesi troppo su la loro condizione questo cambio lungo. Infatti Barnabò prende subito la via della panchina, così come anche gli altri componenti della linea. Arriva la prima Pezzana, stringe le maglie, stringe le linee Ivo Masca per provare ovviamente a giocare con i suoi uomini migliori, o quelli in cui crede di più anche in questo specifico match. Come abbiamo appena detto, Harrison Cottam è sicuramente stata la bella sorpresa di questa serata. Cazzola di fronte ad Andergassen, ingaggio vinto dal ex Five Flyers, disco portato fuori lungo la balaustra per Charles Pietroniro, che all'ingresso in zona, Zanata arriva, attenzione al break di Cristellon prova il tiro, non male, il tiro di polso sul secondo palo, sul secondo incrocio dei pali. Cazzola, Pietroniro, passaggio non raccolto, non c'è icing, si gioca all'Olimpico a 3:46 del termine, va a caricare Charles Pietroniro, viene un po' trattenuto, viene portato a terra, l'arbitro era lì, ci stava tutto il fallo, ci stava tutta la trattenuta lungo il collo, addirittura non ho fatto caso se le telecamere stessero seguendo questa azione, ma insomma piuttosto evidente qui, anche perché poi si rischia veramente poi di prendere un gol magari su un fallo non fischiato, ma era piuttosto evidente come i due se le sono dati. Poi il difensore pusterese ha buttato a terra praticamente prendendo per il collo Charles Pietroniro, insomma davanti ai suoi occhi, un pochino sorpreso dall'indecisione arbitrale. Ma attenzione al break, Griptopoulos, la gira la porta, allunga tutta la situazione quando poteva andare a essere un attimino più aggressivo verso la porta senza cercare di girarci attorno. Alverà era pronto lì, bastava un passaggio forse prima, andare da soli alla conclusione, e invece si è attardato nella scelta e è andato a compiere quella più sbagliata, a girare la porta con l'arrivo dei terzini avversari. Ogni opportunità di andare a infrangere la gabbia è diventata vana. 3-0-3, due pari risultato. Adami, Tommaso Alverà e Sanna. Adami a face off, ingaggio vinto dalla posteria, però c'è Sanna lì a lottare con Adami per riconquistare il possesso. Sanna per Alverà, che in equilibrio precario prova a colpire, non ha fortuna, arriva però anche l'ottimo rientro di Alverà su Carrozza. Ancora il 28 a Pezzano, qui fa la giocata più giusta, cercare il ribasso in balaustra per l'arrivo di Sanna, anticipato però, ripartenza del Brunico, chiude Rico Larker su Schweizer, Larker per Luca Zanatta, poi il disco qui Cottam si accentra, si ferma, aspetta l'arrivo di rinforzi. Mose bravo a alzare il bastone a difensore e a tenere il possesso di Pezzani. Larker lo trova, Cottam al centro, prova la conclusione ancora sul corpo, qui affrettato Harrison Cottam, regala un contropiede a Conci, continua, si chiude contro i uomini. Conci prova subito ad assistere verso lo slot, c'era Luca De Lorenzo lì, anzi Alex De Lorenzo, arriva anche Luca De Lorenzo, arriva anche la conclusione, fuori dai pari Martino, come doveva fare, bravo, chiude lo specchio, si prende quel metro e va a chiudere ogni possibilità di trovare un angolo. 1:57 al termine, due pari risultato all'Olimpico tra Valpusteria e Cortina. Vi abbiamo già elencato i risultati degli altri campi, alcuni interessanti, alcuni scontati come la vittoria della Lubiana, forse anche quella del Lustenau, sorpresa sicuramente il Bregenzerwald contro il Salisburgo, partita sicuramente molto tirata quella di Feldkirch tra Feldkirch e Senizze, e due delle squadre più in forma, sicuramente quelle italiane più in forma, Gardena e Fassa, ha avuto la meglio le Furie Rosse. Griptopoulos, il tiro strozzato dalla stecca di De Lorenzo. Cordiano sulla blu per Cazzola, Cazzola, Griptopoulos, Cortina al dominio del terzo, il tiro di Pietroniro che questa sera ha la mira meno buona rispetto a giovedì. Cordiano, ancora Pietroniro, le finte, c'è la posizione davanti a lui, non trova il corridoio esatto per trovare un compagno, regala la ripartenza al Brunico che trova un dump per andare a cambiare con Cristellon. Cazzola prova a accelerare,
qui il rimorchio di Gittopoulos per Rico Larkin, la deviazione davanti porta, non raccoglie Cazzola, ancora Rico Larkin, il tiro, cerca subito il corridoio, in qualche maniera bisogna tirare subito verso la porta come ha fatto benissimo Rico Larkin. Una deviazione può arrivare, soprattutto quando non si hanno uomini davanti, bisogna andare ad accelerare l'esecuzione, come ha fatto bene qui il giovane Luca Zanatta in improvvisata e grande giocata poi alla fine, proposizione offensiva, ma poi riesce anche a prendersi il disco con un numero. Il Cortina è lì, ma Busteria è un pochino stanco forse in questo momento, non riesce più a combinare nulla di buono, ma attenzione, ogni momento è buono per Tommaso Traversa, chiuso dalla doppia mandata da Luca Zanatta e da Tommaso Alverà. Disco lungo per Marco Sanna, 16 secondi al termine, difficilmente succederà qualcosa di interessante in questi ultimi secondi. Max Cordiano, Phil Pietroniro, cerca Sanna, non lo trova, subisce la carica, ma Schweizer alla peggio, questo Phil Pietroniro. Cordiano, arriva la sirena, si va all'overtime, all'Olimpico, noi diamo la linea alla regia. Linea diretta, riprendiamo la linea diretta dallo Stadio Olimpico per lo streaming e per anche ovviamente Radio Cortina per raccontarvi cosa accadrà nei prossimi minuti di overtime. Si inizia l'overtime, ricordo, 5 minuti, 3 contro 3 sul ghiaccio, Cazzola, Zanatta e Gittopoulos d'altra parte, Carrozza, Andergassen e Hofer. Disco che arriva dalle parti di Furlong nell'angolo, se lo va a prendere Gittopoulos, il tiro di Cazzola, para Furlong, bene. Ancora Gittopoulos, ancora per Mike Cazzola, lo scambio tra i due, cerca di trovare uno spiraglio nella difesa, cade Gittopoulos, mantiene però il possesso del puck sulla sua stecca, difende allargando le braccia nella sua solita ovviamente tecnica di difesa del puck. Scambio con Luca Zanatta, c'è una penalità ai danni di Valpusteria, il fallo di Andergassen, il cross check di Andergassen ai danni di penso Cazzola. Grande occasione più con le Cortina, che può giocare i prossimi due minuti dei 4:28 a disposizione dell'overtime con l'uomo in più. Ricordo, non si gioca in 3 contro 2, non è che viene escluso il giocatore Valpusteria, ma si gioca, viene escluso sì ovviamente il giocatore reo colpevole, ma il Cortina si ha, appunto, può giocare con un uomo in più rispetto a quello che è il regolamento, diciamo la prassi dell'overtime, quindi si gioca sostanzialmente in 4 contro 3. Luca Zanatta, 4:21 al termine dell'overtime, affronta il terzo, trova il terzo, trova Cazzola nell'angolo, torna alla sua posizione Mike Zanatta, lascia il disco a Phil Pietroniro, che potrebbe essere l'arma vincente in questo power play per Luca Zanatta. Cazzola, lo scambio, mette fuori il bastone qui a Furlong e interviene sulla traiettoria del puck, disco che era indirizzato a Phil Pietroniro, anzi a Remigio Topolus, che è andato a riprendersi il disco, disco che finisce all'esterno dopo una deviazione, cercava la blu, il 73 a Pensano. Cazzola, c'è offside, un po' distratta qui il Cortina, ma d'altronde bisogna tenere nella overtime in 3 contro 3 o anche in 4 contro 3, forse potrebbe cambiare qualcosa, bisogna tenere i ritmi bassi e poi compiere delle accelerazioni appena c'è, si intravede la possibilità di andare a spingere, ma bisogna tenere il possesso del disco, è fondamentale nel 3 contro 3 e quindi non bisogna sbagliare nulla, nel sbagliare nulla bisogna stare concentrati e cauti e poi quando si ha veramente il varco, la possibilità, si deve andare a colpire in velocità, quindi a maggior ragione l'overtime diventa eccitante in 3 contro 3 perché ogni errore si può pagare caro. Phil Pietroniro vuole Cordiano, non c'è spazio però qua, sbaglia tutto Phil Pietroniro, regala il disco agli avversari, raccoglie ancora Max Cordiano sulla neutra, disco lasciato a Cottam, inserito anche nello special team 4 contro 3, il passaggio d'altra parte verso Chad Pietroniro, lo scambio con Cordiano, Cordiano si ferma, potrebbe avere un varco, preferisce assistere Adami dietro la rossa di porta, Adami per Phil Pietroniro, Cottam potrebbe scagliare il tiro, ancora ovviamente anche questo è un rischio, bisogna cercare veramente la soluzione più pulita possibile. Bastonata qui di Cottam, si lamenta la panchina pusterese, non ha tutto torto. Cottam dall'altra parte per Phil Pietroniro, Pietroniro, Cordiano poteva
forse provare a forzare il one timer, tiro che si prende la deviazione, si impenna, finisce oltre i cristalli davanti alla curva degli ospiti, quella questa sera sarebbe stata ovviamente affollata di lupi gialloneri. 2.37 al termine dell'overtime, siete sempre in diretta su Radio Cortina e lo streaming di hockeycortina.it. Si va a face off, ricordo siamo al tempo supplementare, chi segna vince. 60 regolamentari finiti sul 2-2. Cazzola ancora vincente all'ingaggio. Zanatta, lo scambio con Phil Pietroniro. Buon movimento di Christopoulos. Pietroniro carica il tiro, ci ripensa Cazzola. Phil Pietroniro la tiro, fin di palo, e poi ci riprova Christopoulos. Un grande intervento qui di Colin Furlong. Luca Zanatta, Cazzola prova il tiro deviato, ancora ingaggio in zona. Che occasione, che tiro e poi che parata di Colin Furlong sul rimbalzo dietro porta, sua conclusione di Giftopoulos, immediata la chiusura di Colin Furlong sul primo palo. Ancora 2.14 in overtime, si esaurisce quindi il power play a Pezzano. Alverà, perde l'ingaggio. Rivediamo il brunico forse dalle parti di Martino Valdarin. Carrozza chiuso sistematicamente qui da Cordiano, che poi cade a terra, si va a scusare Carrozza, ovviamente tutto involontario lo scontro. Cordiano però sembra un pochino risentirne, sicuramente non c'era il fallo, qui è stato solo un fatto di aggressività e poi la conseguente perdita di equilibrio da parte di Cordiano. Cordiano vuole una spiegazione però sicuramente dagli arbitri. Sarà semplicemente un ingaggio in zona difensiva del Cortina. Ancora Mike Cazzola, sempre vincente al face-off questa sera, come non detto, perde l'ingaggio. Carrozza deve costretto a uscire dal terzo, servire Hofer verso Andergassen nello spazio aperto della zona neutra. Andergassen per Hofer centralmente, troppo stretta qui la manovra. Zanatta per Christopoulos di fronte ad Andergassen. Christopoulos in tiro, diagonale basso, secondo palo, finisce fuori. Luca Zanatta, ancora Remy Giftopoulos, lo scambio breve con Zanatta che cerca Cazzola, non mette fuori il bastone Cazzola per andare a catturarsi questo disco, viene sorpreso qui dall'anticipo, prova ad andarsene, bravo qui a mantenere il disco in zona Cazzola, dietro per Remy Giftopoulos, dietro la gabbia di Furlong, prova ad aggirarla, prova con rovescio il bastone, un pochino prevedibile qui, era fermo Furlong sul proprio palo, anche perché non aveva tante altre soluzioni Remy Giftopoulos, è adottato quella appunto di andare a concludere girandosi su se stesso, ma Furlong aveva intuito tutto. 1.21 al termine dell'overtime, Adami di fronte a Traversa, la sfida continua. Altuber alza la testa, sembra Traversa, non precisamente, ma è bravo Uto a correggersi il disco, anzi la Conci. Traversa ostacolato bene qui da Phil Pietroniro che lo porta all'esterno, soprattutto porta il pack fuori dal terzo difensivo. Un minuto esatto al termine dell'overtime, disco sulla stecca di Tommaso Traversa, se ne va in mezzo a tre uomini, prova il tiro, para Martino Valdarin, tiro centrale, ma attenzione alle conclusioni di Traversa e pack che forse esce dal terzo, si ostacolano qui Pietroniro e Traversa, alla fine il disco che rimane nel terzo, Davide Conci. La prima volta che vediamo Valpusteri in questo overtime prendersi la zona difensiva del Cortina. Il tiro di Traversa, para Martino Valdarin senza problemi, ma intanto il disco continua ad essere sulle stecche giallonere. Adami cade a terra, il giocatore avversario, si trattava appunto di Schweizer, anzi era Glira. Cortina riprende adesso a forzare la porta di, almeno ci spera, quella di Furlong. Disco lasciato un po', un 3-1. Pericolosissimo lo scambio Hofer, e arriva la grandissima parata di Martino Valdarin, e poi poteva esserci il break, ma perde l'equilibrio Giftopoulos. Che parata di Martino Valdarin, era agli ultimi secondi, infatti vanno a complimentarsi subito i giocatori del Cortina, i suoi compagni di squadra, con un intervento decisivo, se la regia può riproporre il replay di questo intervento fantastico di Martino Valdarin intanto nella pausa.
un intervento che ha risolto veramente il match, o almeno lo fa durare ancora di più. Ecco il replay, la bella azione bustarese, la dormita un pochino a Pezzana, disco verso l'interno, Martino Badalin si apre come una farfalla, mette giù la gambale destra, la sua ala destra a terra, grande intervento qui di Martino Badalin, veramente un intervento da gran portiere, bravo Martino. Ci saranno i rigori ora, vanno i capitani ad elencare quali saranno i giocatori che andranno a giocare il penalty shot. Non è andata molto bene nella partita contro il Gardena, tre rigori sbagliati, anche tirati piuttosto male, quello di Cazzola alle stelle, quello di Giftopoulos parato e adesso non ricordo il terzo, ma anche sicuramente di Pietro Niro se non vado errato. Si parte con i penalty shot all'Olimpico, buona fortuna ad entrambe le squadre, la squadra che avrà più fortuna sicuramente, ma anche un pizzico di bravura, vincerà questa roulette dei rigori. Il primo è Hofer, rincorsa lunghissima di fronte a Martino Badalin. Tutto pronto, disco al centro, pronto Hofer, parte da lontano, va a prendersi il pack a centropista, supera la blu, arriva di fronte a Martino Badalin, prova il tiro, Martino Badalin non si fa sorprendere sul suo guanto, riesce a metterlo lì proprio dove aveva indirizzato il disco Hofer. Parte Harrison Cottam, quindi Ivo Maciacca dà coraggio anche e fiducia soprattutto a questo giocatore che stasera ha fatto vedere delle buone cose e soprattutto il gol del 2-1. Parte Harrison Cottam di fronte a Colin Furlong. Cottam, le finte e poi messo a terra Furlong col backhand del bastone, disco troppo alto, tanto alto sopra la traversa, ma ha fatto tutto molto bene, poi il disco che si impenna eccessivamente con la porta quasi sguarnita, le belle finte, qualche complimento timido da parte dei compagni o comunque testimonianza di affetto. Rigore per il Valpusteria, Carrozza di fronte a Martino Badalin. Malino qui Carrozza, ha cercato la finta, poi è andato a colpire senza troppa convinzione, disco che si spegne addirittura all'esterno della porta, lungo la balaustra. Il quasi suo omonimo, che spesso ho confuso come nome questa sera, non Carrozza ma Cazzola, mai Cazzola del Cortina, numero 13, gira largo sulla destra di Furlong, si accentra, incrocio dei pali colpito da Cazzola che ha cercato l'incrocio alla destra di Colin Furlong. Ancora 0-0 dopo i rigori, quindi risultato ancora fermo sul 2-2. Max Obrauch, il professore, tanta esperienza, tanti gol, tanti punti, una leggenda ormai, che ancora gioca di fronte a Martino Badalin e trova con un tiro rapido istantaneo sul secondo palo, forte e violento, il gol. Ora tutto è nelle mani di Remi Kritopoulos. Ovviamente, se arriva il gol, il Cortina si va avanti a oltranza. Nel caso contrario, il Brunico porterebbe a casa due punti. Vai Remy! Le finte e giù, e gol! Gran gol qui, eh? Ci sono anche i complimenti e i fischi di gioia da parte di chi è presente all'Olimpico, dirigenza e operatori. Ora tocca al Cortina partire con il rigore ad oltranza. Vediamo chi sarà. Sarà ancora Remi Kritopoulos. È lui che ha segnato l'ultimo rigore. Giusto approfittare di questo momento opportuno del numero 73. Che però adesso forse dovrà cambiare un attimino tattica di fronte a Colin Furlong. Lo seguiamo. Arriva di fronte a lui. Le finte. Fa la stessa finta. Lo mette giù ancora Colin Furlong. Questa volta però il pack viene infilato raso ghiaccio rispetto alla conclusione precedente. 2-2. Non male per Remi Kritopoulos. Dall'altra parte arriva Tommaso Traversa, quarto rigore anche per il Valpusteria, ricordo siamo a oltranza, perde il disco Tommaso Traversa sul controllo di fronte a Martino Badalin, le finte, mille finte, cerca il quinto buco, non lo trova e Cortina vince il match. Martino Badalin riesce a chiudere all'ultimo le gambe o comunque impreciso la conclusione di Tommaso Traversa, che ha trovato un po' di difficoltà anche nel portare avanti il disco per un ghiaccio sicuramente molto rovinato, ma quel che conta è che Cortina vince il match anche se solo a rigori, una partita anche questa spero
da quanto avete potuto assistere sullo streaming video live del match e sentire la nostra radiocronaca, una bella partita molto equilibrata, a tratti un po' di confusione, squadre lunghe nel terzo tempo, tutti e due avevano paura di perdere l'incontro e alla fine si è arrivati all'overtime dove Cortina ha giocato molto di più e forse meglio del Valpusteria, e poi alla roulette di rigori che sappiamo essere una, ovviamente una roulette o semplicemente appunto un bingo dove si deve cercare appunto di avere più fortuna. In questo caso Cortina ha avuto anche più bravura perché, come dicevo appunto, nel contesto e nel specifico caso dei rigori sì, bisogna avere una buona dose di fortuna, ma ci vuole anche quella bravura nel riuscire a andare a colpire come ha fatto soprattutto Giftopoulos in due situazioni, per quella durante i tre rigori e poi all'oltranza a regalare il gol agli Ampezzani. Bene, è tutto per quanto riguarda il match di questa sera. Noi ci sentiamo sicuramente settimana prossima per Radio Cortina, ovviamente Spinorama, che non andrà in onda lunedì ma bensì mercoledì. Questa settimana il Cortina sarà a Gardena, martedì ci saremo con la radio, ovviamente le streaming è solo per le partite casalinghe. Grazie a tutti i telespettatori e radioascoltatori di questa serata, chiedo ancora scusa per il problema tecnico accaduto durante il secondo tempo per quanto riguarda la radio cronaca. Grazie alla regia e agli operatori video per l'ottimo servizio anche di questa sera. Cortina vince 3-2 e porta a casa due punti e allunga finalmente un po' la classifica. Cortina ha tre punti in classifica in questo momento. La buonanotte a tutti.